Eccoci a un altro incontro con gli autori dei 10 documentari selezionati per la 66esima edizione del David di Donatello. I documentari sono stati selezionati da un comitato ristretto composto, oltre che da me, che sono Paola Jacobi, da Guido Albonetti, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Giacomo Ravesi e Pedro Armosida. Questi 10 film saranno poi votati dall'Accademia del Cinema Italiano per concorrere alla cinquina finale. Ne approfitto per ringraziare ovviamente i premi David nella persona di Piera De Tassis, che ne è presidente e direttrice artistica, che ha creduto fin da subito in questo progetto di promozione del cinema documentario italiano, e la Compagnia di Firenze che ci ospita in questo bellissimo cinema e che programma documentari tutto l'anno, in questo momento in modalità virtuale e poi quando si potrà in presenza anche degli autori. Presenza degli autori che abbiamo la fortuna di avere qui oggi sono Massimo Danolfi e Martina Parenti. Buonasera, sono gli autori di uno di questi 10 documentari straordinari del 2020. Il loro documentario si intitola Guerra e Pace. Loro lavorano insieme da molti anni, hanno portato i loro film nei festival più importanti. Anche Guerra e Pace è stato alla Mostra del Cinema di Venezia. Hanno un linguaggio molto, molto preciso e molto personale, anche se affrontano spesso temi molto diversi tra di loro. In questo Guerra e Pace, direi che ci invitate in un viaggio in quattro parti, per ragionare sulla violenza imperante nel mondo e attraverso, almeno tutto il Novecento, no? Perché, la nostra storia comincia nel 1911, e devo dire sull'immagine come tramite del racconto di questa violenza, della guerra. Io vi ringrazio intanto per avermi fatto pensare per la prima volta a una curiosa somiglianza, diciamo un doppio significato della parola azione. Azione che è la parola che dà voce al cinema, no? Che avvia una ripresa cinematografica, però azione. Come sappiamo, si usa anche in termini guerreschi, militari, marziali, no? Un'azione di guerra. Quindi vorrei sapere prima di tutto, come nasce Guerra e Pace, da dove è venuto lo spunto. Buonasera, parlo io. Buonasera. Questa domanda io e Martina ormai ce la rimbalziamo da settembre e ci alterniamo, quindi forse questa volta tocca a me rispondere. No, tocca a te, dai. Come vuoi. Vai, vai, la cedo. Allora, il racconto che abbiamo fatto dell'inizio è questo. È un racconto vero, chiaramente, però poi il film ha attraversato talmente tanto tempo che un po' poi che nel tempo è evoluta. Proprio anche l'idea iniziale del film. Eravamo a Berna, per cui in una capitale, ci siamo trovati per caso nel quartiere delle ambasciate. Eravamo a Berna per il nostro precedente film, per cui era il 2016 o il 2015. In questo quartiere delle ambasciate era naturalmente un quartiere molto elegante, in uno stile molto svizzero, per cui con delle case tutte molto simili una all'altra, ma non lo so, c'era l'ambasciata dell'Iran di fronte a quella dell'Iraq, l'ambasciata degli Stati Uniti di fronte a quella di Cuba, cioè c'erano tutti i conflitti del mondo in un quartiere tranquillissimo. Allora abbiamo pensato se fosse mai possibile fare un film sulla diplomazia. E da lì questo è stato l'avvio, l'idea, come dire, lo spunto iniziale. Poi il film, esatto, da quel 2015 ha passato tante fasi di ragionamento. Abbiamo pensato anche se era possibile che il film, che il cinema in se stesso potesse essere una fonte di diplomazia, un'arma della diplomazia. Abbiamo studiato molto che cosa significa fare diplomazia oggi. E alla fine, esatto, il film si è trasformato in un racconto di come sostanzialmente l'immagine cinematografica, che all'inizio nasce sia anche come immagine diplomatica, nel corso di poco più di 100 anni, insomma, diventa, come dire, si affeziona molto di più all'immagine di guerra. È una storia d'amore fra il cinema e la guerra, più che fra il cinema e la pace, ecco, questo.
I luoghi in cui questo film ci porta sono molto diversi tra loro, non solo perché sono in paesi diversi, ma proprio perché sono di natura diversa. Mi raccontate un po' appunto dove porta questo film? Sì, allora, questo film, come dicevi tu prima all'inizio, parte in qualche modo dal 1911 e dalla Libia. E chiaramente parte dal 1911 e dalla Libia attraverso il cinema, quindi attraverso un archivio. E quindi la prima parte l'abbiamo filmata a Roma, all'interno della Cineteca Nazionale dell'Istituto Luce, che custodiscono questi preziosi materiali. E quelli che noi abbiamo usato sono per lo più filmati da Luca Comerio, questo grandissimo pioniere del cinema milanese, ma non solo, ci sono anche materiali di Bixel Merini, materiali appunto della Pathé e di altri cineoperatori. E all'interno appunto di questi materiali rintracciamo un po', come dire, quella che è anche un'immagine capovolta, cioè c'era un pezzo di pellicola che fin dal 2016 attirò la nostra attenzione, che era quella appunto di una nave piena zeppa di militari italiani che sbarcavano sulle coste libiche. E un po' appunto a 100 anni di distanza, ai noi, come dire, questa immagine era appunto rovesciata, capovolta, questo sbarco, questa invasione italiana in Libia, 100 anni dopo ha prodotto quello che vediamo e che ascoltiamo quotidianamente dalle cronache degli ultimi anni. E da lì, da questi appunto preziosissimi archivi all'interno dell'Istituto Luce, dove in qualche modo per la prima volta la guerra viene sistematicamente filmata, cioè viene filmata perché deve essere vista, mostrata. Esistevano con la guerra di Crimea, quindi 7-8 anni prima, dei filmati che però ad oggi non sono quasi arrivati, cioè c'è un minuto e sono delle immagini anche in qualche modo meno, come dire, complete, cioè le immagini invece girate dagli italiani in Libia in qualche modo filmano la guerra in modo organico, quindi per la prima volta, diciamo, questo rapporto, questo matrimonio, questa storia d'amore si incontra e si consolida. E da lì facciamo un salto temporale, perché il nostro film è diviso in capitoli e i capitoli sono appunto scanditi dai moti del tempo, quindi c'è il passato remoto, c'è il passato prossimo, c'è il presente, c'è il futuro. E in questo salto temporale, appunto dal passato remoto al passato prossimo, arriviamo alla moltiplicazione delle visioni. La moltiplicazione delle visioni si svolge in quello che forse in qualche modo è un po' il capitolo più forse inaspettato, perché finiamo all'interno dell'unità di crisi della Farnesina e in qualche modo torniamo all'idea originale del film, cioè che cos'è la diplomazia oggi. Quindi finiamo nella casa della diplomazia, il Ministero degli Esteri, e finiamo nel caso specifico nel luogo forse più emblematico, che è l'unità di crisi, che in qualche modo è una finestra sul mondo, è un luogo dove quotidianamente attraverso questi computer, che sono proprio delle vere e proprie finestre che si affacciano in Siria, in Libia, in Turchia, in Iraq, in Sud America, in Germania, il personale all'interno del diplomatico e non all'interno dell'unità di crisi, come dire, ascolta il mondo e lo divide in mappe, le persone vengono quotidianamente geolocalizzate perché il loro compito è quello di occuparsi degli italiani all'estero e della loro sorte, e c'è la moltiplicazione delle visioni perché in qualche modo all'interno di questo luogo non c'è un vero e proprio archivio nel senso letterale del termine, ma di fatto c'è l'archivio del mondo, perché ci sono le immagini filmate dai telefonini di tutti i luoghi più improbabili, le immagini delle TV, insomma arriva questa moltiplicazione delle visioni da tutte le parti del mondo. E da lì facciamo un salto nel presente in Francia, all'interno di quello che è di fatto il primo archivio del mondo, cioè il primo archivio cinematografico del mondo è un archivio militare, ed è appunto l'ECPAD, uno spazio inventato, gestito dal Ministero della Difesa francese, che nel 1915 ha deciso di iniziare ad archiviare le immagini. E all'interno dell'ECPAD però c'è un'altra particolarità, c'è una scuola di cinema per militari, e quindi abbiamo filmato, insomma,
questo il viaggio che fanno questi giovani militari per imparare a filmare la guerra. Sì, se no è un racconto di chi produrrà le immagini. le immagini del futuro, sì, in qualche modo. Le immagini di guerra del futuro. Però è presente perché lo stanno imparando oggi. E il mestiere delle immagini sostanzialmente. E da qui facciamo l'ultimo salto del film verso il futuro, che ci porta appunto all'interno dell'archivio della Cineteca di Losanna, perché all'interno di quella cineteca è custodito un archivio preziosissimo, che è l'archivio della Croce Rossa Internazionale, e che resta comunque la prima istituzione che si è occupata dei feriti della guerra, quindi sostanzialmente delle conseguenze della guerra. E in qualche modo ci sembrava che in quel luogo il futuro fosse già scritto. Cioè, basta in qualche modo andare negli archivi e già, come dire, abbiamo la possibilità di leggere quello che è accaduto, ma soprattutto quello che accadrà, continuando a fare la guerra. Fin dalla prima scena, che è appunto quella con il materiale appunto sulla guerra in Libia, veniamo appunto immersi nel mondo della guerra, no? Di quello che è la guerra in sé per sé e anche di tutte le conseguenze, no? Non solo fisiche, anche culturali, di appropriazione culturale che la guerra comporta. Soprattutto vediamo appunto questa guerra di Libia, che è una guerra forse anche un po' dimenticata, no? A cui non si pensa spesso. Volevo sapere che tipo di repertorio avete trovato su quel periodo e in quali condizioni, ma magari prima ne vediamo un pezzettino.
Ecco, abbiamo visto queste immagini, come le avete trovate? Come è stato? Perché ci vuole anche un po' di fortuna, no? Per trovare le immagini giuste. Ma abbiamo studiato molto e in questo studio abbiamo scoperto che ci sono comunque tre studiosi che sono Luca Mazzei, Sila Berutti e la Maria Assunta Pippinelli. Che Maria Assunta lavora specificamente alla Cineteca Nazionale, Luca Mazzei all'Università, Sila Berutti anche all'Università, insomma, hanno studiato proprio questo periodo, questa guerra dimenticata, e l'hanno studiata in termini cinematografici soprattutto. E stavano scrivendo un libro. Stanno scrivendo, hanno finito, deve essere in via di pubblicazione, questo libro proprio sulla guerra di Libia, in cui loro ragionano esattamente su quello che diceva Massimo prima, sul fatto che l'invasione italiana in Libia è proprio la prima guerra sistematica per il cinema. Perché, e lo dicono comunque anche nel film, perché ci sono case di produzione, perché ci sono investimenti che possono essere fatti, perché gli investimenti torneranno sotto forma di guadagno. Per cui esiste un'industria cinematografica che è disposta e pronta a sostanzialmente a guadagnare con la guerra. E questa è una cosa interessante, perché il cinema è nato da pochissimo, insomma. Vorrei affrontare con voi anche proprio il tema dell'accesso. Voi avete avuto accesso non solo ad archivi, ma a situazioni, come dicevate prima, che sono il massimo della riservatezza, no? Cioè per me finora l'unità di crisi della Farnesina era un posto misterioso di cui ogni tanto si sente parlare quando succede qualche disastro nel mondo e dicono i nostri connazionali in Etiopia sono stati contattati dall'unità di crisi della Farnesina. Voi ci fate vedere, e vorrei far vedere un pezzettino di questo, la vita quotidiana, momento per momento, di questi uffici. Preso da mira il nostro mezzo di trasporto militare, sì. Senta, mi vuole lasciare il nome e il cognome, la richiamo? Lei non è riuscita a sentire nessuno? Signora, sia tranquilla, non c'è stato nessun ferito, ok? Stanno tutti bene. Mi sente? Mi risponda, dai. Ha chiamato adesso la cugina di questo signore che l'altro giorno era 40 metri dall'attentato che c'è stato a Mogadiscio. Quale? Contro un mezzo militare. Vabbè, però è agitatissimo perché sta girando voce che a breve ce ne sarà un altro. Quindi vuole andare via, perché si è chiuso in questa caserma, sta scrivendo. Caserma? Un casermone, mi ha detto. Sta chiuso in un casermone e non si può muovere. Dobbiamo parlare con una persona. E non può parlare. Perché non può parlare? Perché non può, soltanto tramite WhatsApp, mi ha detto. Come da solo tramite WhatsApp. No, gli mandiamo un WhatsApp dicendo abbiamo bisogno di parlare con lei, dobbiamo sapere, una persona che chiede aiuto, dobbiamo sapere dove sta. Ecco, ci ha mandato la posizione, in modo che noi gli diamo il cognome, il telefono Sì, ho capito, non riesce a comunicare con l'ambasciata. È una contraddizione, se lui non vuole parlare con nessuno, come fa? Ma non può, corretto, mi ha detto, c'ha un attacco di panico. Non è che non vuole, ha detto vorrebbe, ma non può. Comunica solo il resto del numero, ecco, perché non può parlare con l'ambasciata? Mi ha detto così. Io ho detto, quello che ha contato? No, perché non riesce a parlarci. Con quel numero me l'ha mandato. Proviamo a chiamarli, vediamo. E lui scrive, guarda, proviamo a contattarlo. No, vabbè, ma lascia stare WhatsApp. Qual è il numero di questo connazionale? Eccolo, sta qui. Questo qua, 370-35, questo qua. Questa è la posizione. Questo posto è a 60 sì. Miglia a nord-ovest di Mogadiscio, verso Baidoa. Mi ribadisce che non ha linea telefonica. Solo chiamate WhatsApp. Metà di crisi? Pronto? Sì? Sì, metà di crisi, buonasera. È lui. Pronto? Pronto?
Sì, buonasera, buonasera Thomas Bozzios. Buonasera. Allora, innanzitutto come sta? Lei è vicino a Baidoa, sulla strada per Baidoa, lei non è a Mogadiscio in questo momento. Beh, diciamo che è una zona dove purtroppo questo tipo di attentati sono molto frequenti in tutto il paese. E la modalità che le hanno detto nel caso in cui ci sia un attacco in corso di rifugiarsi nel bunker è un protocollo operativo stracollaudato e quindi corrisponde al vero. Tenga presente che la segnalazione che le hanno fatto sulla possibilità di un possibile scontro a fuoco è purtroppo in quella zona è sempre possibile. Pronto, mi sente? Pronto? Bene, abbiamo visto la frenesia dell'unità di crisi e appunto volevo sapere come eravate stati accolti. Allora, abbiamo impiegato tantissimo tempo, abbiamo come dire conosciuto e attraversato il cambio di 3 ministri al comando dell'unità di crisi, era diciamo l'unica figura che è rimasta costante al vertice, appunto era la segreteria generale la Belloni e quindi sì, non è stato semplice perché effettivamente il cambio di i cambi di ministri hanno come dire ogni volta in qualche modo ritardato accessi che di fatto avevamo ottenuto e poi comunque la Farnesina è un luogo al cui interno lavorano circa 5.000 persone, ci sono i sindacati, quindi abbiamo dovuto fare la trattativa sindacale, hanno dovuto come dire in qualche modo controllare tutta la fedina pedale mia, di Martina, insomma ovviamente insomma entravamo all'interno di un'istituzione che come tu prima sottolineavi assolutamente riservata e che non era mai stata filmata fino ad ora dal cinema. E quindi insomma dopo questa lunga gestazione fatta anche di tanta frustrazione perché appunto sembrava sempre che eravamo lì per andare a filmare e poi succedeva sempre qualcosa e quindi insomma non è stato semplice, però poi nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare è stato bello essere lì al quinto piano della Farnesina perché si entra un po' come in un organismo vivente, un po' è veramente un polmone che a volte respira affannosamente perché succede simultaneamente qualcosa di terribile spesso e altre volte invece ci sono momenti di calma piatta, poi un H24 e quindi c'è la notte, c'è il giorno, ci sono i cambi di turno, cioè improvvise accelerazioni, curve improvvise, rallentamenti, quindi è un luogo sicuramente interessante e stimolante, in più ci ha permesso di ricostruire una mappa del mondo stando fermi, che era un po' questa intuizione che avevamo anche avuto all'inizio, cioè in questo film all'inizio pensavamo anche di dover finire in qualche modo, non lo so, ad esempio l'ambasciata italiana a Tripoli, e perché hanno pensato che in qualche modo appunto l'ambasciata è un palazzo, un pezzo di stato straniero in un altro stato, contenuto in un altro stato, e quindi quando pensavamo di finire all'estero in ambasciata ci immaginavamo sempre all'interno di questo palazzo, quindi sempre protetti dalle mura di questo palazzo dove magari fuori il mondo stava esplodendo perché magari c'era un conflitto, una guerra civile. E quindi in qualche modo questa cosa che pensavamo di fare in un'ambasciata in territorio straniero, nella Farnesina l'abbiamo fatta all'ennesima potenza, perché è un po' questa astronave chiusa che è affacciata sul mondo e quindi questa è un po' l'immagine che Martino abbiamo trovato per descrivere il nostro film. Il nostro è un film in impalcatura, dove ci sono dei luoghi di pace che contengono continuamente la guerra. E il Ministero degli Esteri altro non è che questo, insomma. Vorrei far vedere adesso un'altra clip che ci porta in un ambito a cui non avevo mai pensato. Oggi ci sono i social e anche i social fanno parte o non fanno parte del mondo militare. Ça c'est un caporal de Légion étrangère, je vous présente caporal Otto. Voilà, trop stylé. Lui, en revanche, il n'y a que des photos Légion,
parce que le mec n'a rien d'autre. Le mec est moche, alors il utilise son uniforme. Regardez-moi ça. Il a jamais tiré avec cette arme, il sait pas comment on l'utilise. Il sait même pas comment ça s'appelle. Regardez-moi ce genre de mec. Donc ça, non. C'est quoi cette merde? Question. Ça, déjà, c'était mieux. Voilà. Une petite bière. Bien habillé. Ça passe. Ça passe. C'est bien, il n'y a pas de photo légion. Voilà, donc ça, c'est votre camarade. On est passé de ça, là, à ça. Donc là, les petites citations de merde, voilà, il se prend pour Punisher. Voilà, le petit message de fée, c'est beau. C'est pas beau, la paix. La paix, elle va nous foutre au chômage. Question. Hein, vous avez jusqu'à 14 heures pour me dégager votre merde. Après, je vais encore refaire un passage. C'est bon ? Ok. Bon, on va chanter un peu là. Allez. 3. 4. Alors là. Abbiamo visto come ci può essere una censura sul Facebook dei soldati. Mi ha fatto pensare che veramente voi eravate lì, come si dice, la mosca sul muro ad osservare qualcosa che forse non erano contenti di vedere osservato. Come avete fatto? Filmare l'ECPAD è stato in realtà relativamente, a parte il tempo di avere i permessi, ma è stato relativamente semplice, perché comunque, forse anche perché in Francia una volta che ti danno un permesso, allora lì sei, vuol dire che lì puoi stare, eccetera. Mentre gli studenti della scuola, gli studenti militari della scuola di cinema imparavano a fare i reporter di guerra, i giornalisti, i filmmaker di guerra, I legionari si stavano allenando per prepararsi alla guerra come soldati, perché la scuola è dentro un forte che funziona anche come proprio forte di, che li contiene sì, di, come si dice di, non di allenamento di formazione, di formazione militare, insomma. Per cui era questo gioco contemporaneo per cui mentre gli studenti imparano a filmare i nuovi legionari, perché erano delle nuove reclute della legione straniere, imparavano a stare nell'esercito. E nell'esercito ci sono, tante componenti, compresa quella, dell'immagine che restituisci, che puoi restituire al di fuori. E, la cosa interessante è che Guerra e Pace non è mai stato un film su che cosa si può filmare in guerra, perché filmare, insomma, abbiamo sempre dato per scontato che per filmare si filma, tutti filmano, militari, non militari, civili, eccetera. È un po' che cosa, in senso, è un po' che cosa tenere, è un omaggio agli archivi che mantengono immagini importanti, e la logica militare sicuramente non è soltanto una logica, è anche, come dire, un'etica che uno può condividere o non condividere, eccetera, però per loro cosa filmare, cosa tenere, perché filmare è forse molto più chiaro per i militari che per noi.
Vi faccio un'ultima domanda prima di salutarvi, una domanda che probabilmente si fa a tutti quelli che lavorano in coppia. Come vi dividete il lavoro? Allora, io, ma molto semplicemente, io e Martina scriviamo insieme, poi io filmo, cioè le riprese, e montiamo insieme. Quando siamo al montaggio, Martina è al computer, io sono al suo fianco. Condividiamo, queste sono le cose, le mansioni tecniche. Tolto questo, diciamo, lavoriamo insieme studiando, pensando, ragionando e facendo un grande ping pong quotidiano dal momento in cui pensiamo il film al momento in cui lo ultimiamo, facciamo la proiezione e capiamo che il film è finito, è andato e può camminare con le sue gambe. A quel punto cerchiamo di liberarci il più in fretta possibile per passare al nuovo lavoro. Finora abbiamo sempre fatto così. Grazie Martina, grazie Massimo. Viva il ping pong che fa fare dei bei documentari allora. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.